Buonasera Gerardo. Caro Giulio, continua a ribadire la mia invidia per il tuo countdown e la tua introduzione. <ride> Ma questo è Streamyard, è molto carino, vero? È, è molto molto carino. Lo dai, in molto carino. Lo, dai in lo dai in automatico? Dobbiamo chiedere a Michele poi se, se ci può dare Che qua vedo che hanno messo delle sigle anche per liberi oltre, voglio poi dobbiamo chiedere approfondire se possiamo usarle. Allora Buonasera a tutti. Eh, molto hype per quanto riguarda questa live. Eh, vedo che ci, già ci sono fiori di commenti in chat. Mm, sì, ci scusiamo per il fatto che questa live va in contemporanea ad una live su Twitch. Eh, è in parte colpa mia, anzi in buona parte colpa mia perché il giovedì sera per me è un ottimo giorno, visto che lavoriamo e questo orario in particolare è molto buono per entrambi noi. Però ne discuteremo e cercheremo, diciamo, di non sovrapporci ad altre rubriche, perché this is a good point. Detto ciò, <coughs> Ciao Sandro, sono depresso, mi dispiace, siamo tutti depressi, eh, ma siamo qua per parlarne appunto. <ride> eh, allora, questa sera parliamo di un argomento molto serio in realtà, nonostante appunto le nostre facce allegre, ed è il problema della depressione. Eh, è un argomento molto serio, a parte per definizione, ma perché? Perché è tornato agli onori o agli oneri della cronaca negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la pandemia, ma in realtà eh, la depressione è, è diventato un fenomeno sanitario estremamente preoccupante, direi negli ultimi decenni, perché è in aumento. È in aumento nella popolazione, e nessuno sa spiegarsi esattamente bene perché. Um, oggi, grazie a Gerardo, diciamo, io darò pochi input, però ecco, vi diremo anche un po' quali pensiamo che siano le cause dell'aumento della depressione, ce ne sono varie. Eh, e l'altro aspetto molto preoccupante, su cui poi espanderemo, è il fatto che non solo è in aumento, ma l'età di insorgenza dei, sindromi, dei sintomi depressivi sta ehm, diventando sempre, sempre più precoce. Cioè, un tempo la depressione era un problema degli adulti anziani, adesso comincia a essere un problema dei giovani e dei giovanissimi, il che eh, è ovviamente molto preoccupante perché poi la depressione tende a dare delle recidive e prima si sviluppa e peggio è, ovviamente. Eh, ma c'è la luce fuori dal tunnel, ci sono delle soluzioni e appunto oggi ne, ne parleremo bene con, con Gerardo che ovviamente qua è l'esperto volevo, far da, eh, volevo eh, dare soltanto un paio di dati prima di fare la prima domanda a Gerardo e poi lasciargli la parola eh, se volete, per approfondire diciamo solo l'aspetto epidemiologico della, della depressione uno dei miei siti preferiti è Our, Our World in Data che è un sito in cui, eh, che alcuni conosceranno, in cui si riportano dati su tutto in realtà, non è soltanto sul, su, di medicina, è un sito che parla di economia, eh, ambiente, ehm, eh, sanità, istruzione, welfare, qualsiasi cosa su cui abbiate, abbiate bisogno di fare una cultura dal punto di vista statistico, andate su questo sito e trovate tutti i grafici che vi servono, fra l'altro sponsorizzato da università di, di tutto il mondo, quindi Harvard, Cornell, ehm, eh, eh, anche istituzioni che vedono dei, dei media, credo che ci siete in mezzo pure quello del Financial Times, l'Economist, insomma vari ricercatori. Come vedete da questa tabella, questa è la sezione dedicata ai disturbi mentali, la depressione aff, eh, affligge il 3,4% della popolazione globale, con un range che va dal, dal 2 al 6%, quindi è veramente tanto se pensate che questa è la popolazione mondiale. Eh, 200, questi sono dati aggiornati dal 2017, 264 milioni di persone. Soffrono di depressione, di disturbo depressivo. In realtà, vedremo che poi ci sono molte definizioni e molti spettri. Ed è un disturbo che è relativamente più frequente. Ti avvisano, Giulio, Giulio, ti avvisano che, la, che la, lo schermo non è ah, in condivisione. Ah. Eccoci, scusatemi. My bad. Adesso lo dovreste vedere. Giusto. Si vede adesso, no, Gerardo? Cì, sì, sì. Eh, esattamente. Allora, 3,4% della popolazione, ripeto, dati al giornale del 2017. 264 milioni di persone ne soffrono e leggermente prevalente nelle donne. Um, Un'altra uh, un cosa che volevo far uh, vedere e che è molto interessante a mio avviso è che la uh, depressione, aspettate che Aspetta, ho, fatto un, ho fatto un errore, torniamo su, clicchiamo sul link che è più semplice, eccoci qua. La depressione, stranamente, è un, una di quelle patologie che non sembra essere particolarmente correlata con l'income dei, dei paesi, anzi eh, tende a essere abbastanza alta nei paesi ad alto income, è molto alta per esempio, come vedete in questo grafico, in, negli Stati Uniti ed è abbastanza alta in Finlandia per esempio e nella penisola scandinava, è eh, altissima in Iran, questo probabilmente per motivi eh, cultural-politici. Cultural la Corea del Nord è ripostata come bassa, ma questo dato è chiaramente non attendibile e è misteriosamente alta in Marocco, però per esempio vedete che è molto bassa in Perù e Colombia, che sono paesi comunque, così come è bassa in Messico, così come è bassa in, in Birmania, sono paesi in cui tutto sommato la situazione politica, nonostante molti problemi, è relativamente stabile, anzi uno si aspetterebbe un aumento della depressione perché le condizioni socio-economiche non sono le migliori. Poi qua, vabbè, ci sarebbe da parlare... Per ore su questo aspetto soltanto. Allora, qua diciamo, comincio. Cioè, sto, mi, mi, mi taccio e eh, vorrei fare la prima domanda: la prima domanda essenziale a Gerardo, che è questa in realtà. Se, ehm, cioè, direi che essendo lui appunto l'esperto, cominciamo ad inquadrare innanzitutto le definizioni. Cioè, che cosa si intende per de depressione e quali sono i vari quali clinici della depressione? Ecco, direi che questa è la prima cosa che dovremmo affrontare. È un po' quello che stavo pensando Giulio, sì in effetti abbiamo bisogno di esplicitare di cosa stiamo parlando perché depressione è un termine un po' ombrello no? che, che copre tante cose, eh, tante situazioni, eh, c'è cioè qualcosa che può essere colto so soprattutto dalla persona, dall'individuo insomma che, che ha questo tipo di problema, c'è qualcosa che può essere colto dagli altri insomma a seconda eh, della, della situazione in cui si parla. Uh, direi che un, un primo ragionamento essenziale riguarda tutta una zona grigia che sta fra una condizione emotiva e uno stato di malattia. Uh, nella depressione, come in tutti i disturbi mentali, noi non abbiamo dei paletti naturali che ci definiscono questo limite, questo confine. No? Uh, in verità, i paletti che definiscono il male del patologico, su questo ci sono tantissimi. Ragionamenti saggi mi viene in mente il bellissimo di Canghilelmen, appunto, sul normale patologico, un testo datato ma sempre estremamente attuale. Eh, colloca nell'ambito dell'esperienza soggettiva eh, il fatto che ci sia qualcosa che poi viene percepito come malato. Questo sembra eh, una cosa un po' banale o forse anche un po' generica, però se ci si pensa bene è un po' così. Allora. Eh, per depressione in generale intendiamo, insomma, un po' la parola lo fa capire, un rallentamento, una diminuzione, un abbassamento di qualcosa, no? qualcosa che è meno di quello che dovrebbe essere. E si correla a degli stati eh, emotivi interiori percepiti in questo senso come negativi, come appunto un abbassamento dell'umore, e a dei comportamenti che a, sua volta, che a loro volta, scusate, sono... In qualche modo appunto registrabili come un, un blocco, un, ar, un arresto, una diminuzione, il no? un, un rompere di una dimensione negativa. Ora eh, c'è un'esperienza eh, in questo senso, che è un'esperienza normale, mh, fa parte eh, della vita di ciascuno. Cioè, chi di noi non ha dei periodi in cui si sente più in forma, diciamo così, e altri periodi in cui le cose sono più difficili. La speranza è un po' nel futuro è un po' ridotta. Le prospettive che si possono affrontare problemi di avere le strategie, la forza, la capacità di gestire la situazione eh, venga meno. Queste persone hanno una depressione, mh, parliamone appunto, mh, non necessariamente, eh, c'è un'esperienza umana, insomma, intrinsecamente legata all'umano che poi non è solo legata all'umano, no? è legata a tutto il mondo de della vita, insomma, no? perché uno potrebbe ragionare su quelli che sono equivalenti, fra virgolette, depressivi, anche in altre specie diverse da quelle umane, che sono oh, in qualche maniera conseguenza molto legate ad aspetti contestuali. Uno, l'esempio principe che viene fatto no? in, in tutte queste situazioni è quello del lutto, cioè di fronte a una situazione di lutto, eh, il lutto naturalmente per antonomasia, è il lutto della perdita di un legame, di una persona a cui si è molto legati, ma genericamente il concetto applicabile a tutte quelle perdite che si hanno nel proprio contesto vitale, nella propria situazione di equilibrio, beh, il lutto è un'esperienza assolutamente normale alla quale tutti nella vita più o meno siamo sottoposti e rispetto al quale poi attiviamo delle strategie, no? che sono le strategie per la, eh, Stranota elaborazione del lutto, cioè per far sì che il lutto si trasformi e pian piano diventi la riacquisizione di uno stato normale. In verità, eh, il fatto che appunto questo confine fra qualcosa che eh, fa parte di un'esperienza umana, eh, che è lo scoraggiamento, lo sconforto, la perdita di speranza, una visione negativa del futuro, la sfiducia, la sensazione di, di, di non essere adeguati, quindi di no, sentirsi inadeguati, sentirsi in difficoltà. Sono tutti sentimenti, emozioni che conosciamo benissimo tutti quanti, perché ce l'abbiamo avuti. Insomma, chi, non credo che esista qualcuno che nega di aver avuto questo tipo di esperienza. Però c'è nella depressione, diciamo, quella clinica, no? quella che noi chiamiamo malattia, quella che in parte si riferisce a cui si riferiscono tutti quei numeri che Giulio ha fatto vedere, che hai fatto vedere adesso, no? Che, come dire, è una qualità nell'esperienza nell vissuta di questo genere di emozioni, che è dissonante, è strana. Eh, il termine strano eh, non lo uso a caso, nel senso che non è consueta, quasi in un certo senso non è comprensibile vista dall'esterno. Eh, ecco, è lì che si colloca quel, quel confine, no? nella dimensione di quell'esperienza soggettiva sugge che fa sì che questa perdita, questa diminuzione... Uh, di attività, questo, uh, questo blocco, questo sentirsi bloccati diventi qualcosa uh, di totalizzante, cioè che condiziona complessivamente l'esperienza dell'individuo, in misura diversa, secondo naturalmente che la depressione sia grave o meno grave. Questo ha portato uh, nel corso degli anni a dover distinguere poi forme no, di questa depressione, tipologie di malattie depressive. Perché tanto per, essere, per usare un paragone un po' banale, dire depressione e dire febbre, per esempio, non è molto diverso, nel senso che è una connotazione specifica di condizioni che possono essere estremamente diverse fra di loro. Per esempio prendiamo il caso oh, che tu sicuramente avrai osservato, insomma, no? di malattie mh, sistemiche, eh, di malattie... Eh, gravi, non solo cerebrali, ma anche fisiche, insomma, no? Dalla, dalle malattie oncologiche fino alle, alle cardiopatie, eccetera, eccetera, ci possono essere situazioni nelle quali c'è anche la depressione, no? o per esempio il caso uh, dei deterioramenti cognitivi, le demenze, per intenderci, che molto spesso iniziano con un quadro assolutamente simile a quello di una malattia depressiva, ma sono ma se... appunto... Prego se, figurati, se ti interrompo che... no, anzi, interrompermi, pure? No, no, ehm, faccio proprio un brevissimo inserto. Da, nella mia esperienza clinica, fra l'altro, le malattie quelle croniche sono quelle che vedo. So che c'è, cioè, ci sono gli studi su questo, però, diciamo anche nella mia esperienza clinica, le malattie croniche sono quelle che più ho visto associate alla depressione, cioè, esiti di trauma che non se ne vanno ma soprattutto malattie infiammatorie croniche, malattie autoimmuni. Queste sono malattie, ehm, eh, la seropositività, essere seropositivi. Sono malattie in cui il malato fa avanti e indietro dall'ospedale e sviluppa tutta l'idrocefalo cronico, quello che si scompensa periodicamente, che per noi neurochirurghi, per esempio, è un incubo. Ogni tanto su 10 pazienti con l'idrocefalo capita quello che ogni tot mesi torna in ospedale perché ha una complicanza. E questi sono pazienti che sviluppano tutta una serie di sintomi non so se definirli psicologici o psichiatrici, ma veramente seri, e, diciamo, tu, giusto per chiudere il cerchio, ho sempre pensato da completo ignorante, per quanto riguarda la psichiatria, come ti ho detto io ho fatto il mio esame, ho preso il mio 30 all'Ode, ma è stato 15 anni fa, <ride> da completo ignorante, per e poi la, studi la studicchio, però non mi, per non mi permetto assolutamente di, essere di definirmi un esperto, ho sempre pensato che, Vorrei veramente vederlo un paziente con questa condizione che non sviluppa questi problemi, perché penso che chiunque di noi lo farebbe. Quindi la, diventa molto difficile lì, diciamo, capire se è nato prima lo, la gallina probabilmente in questo caso appunto è la patologia la causa della depressione e non viceversa, ecco, scusa. questa era la lunga, No, scelta. no, no, anzi, penso che siamo assolutamente in tema. Vedi come sia un problema di linguaggi, no? In un certo senso. Cioè eh, se noi la vediamo da un punto di vista anche neurobiologico, eh, ci sono molte connessioni fra uno stato di sofferenza dell'organismo generale e quella che può essere poi di fatto una situazione depressiva eh, della mente, insomma, in generale. Se la vediamo dal punto di vista dell'esperienza soggettiva, eh, uno potrebbe anche dire eh, è quella classica situazione nella quale una frustrazione ripetuta e no? una sensazione di impotenza non può che crearti di fatto un senso di sconfitta, di innutabilità, che sono fra le basi di quelli che sono i vissuti della depressione. No? Sono probabilmente vere tutte e due le cose, insomma basta, basta capire che linguaggio si vuole utilizzare, in verità eh, noi possiamo descrivere lo stesso fenomeno con tanti linguaggi, con tante modalità, fatto sta che alla fine l'esperienza della persona è appunto, come dici tu, di trovarsi di fronte a dei problemi grossissimi che ne condizionano l'esistenza rispetto ai quali si sente impotente. Detto questo, come dici tu, di stimoli ne ha finché vuole, per, eh, per, per, um, per ammagnare la bandiera dell'esistenza, no? per dire beh, che senso ha. Ecco, mh, e questa cosa del, che senso ha è particolarmente potente nella questione della depressione perché questa è proprio fondata sulla, sulla, sulla perdita, sullo sbarrimento del senso no? della propria esperienza, sul fatto che la persona che sta molto male, che è molto depressa, eh, non trova... Una dicibilità al suo senso ad essere no e dice non c'è senso nel tempo non c'è senso nello spazio non c'è senso non c'è senso appunto in tutta la sua esperienza tutte le cose si appiattiscono sono identiche ma non voglio correre troppo eh, eravamo sulle forme eh, della depressione no sulle malattie su diverse malattie allora molto schematicamente possiamo dire che ce ne sono di, di, di diversi tipi sicuramente quella in persone con malattie croniche è una delle manifestazioni probabilmente più note e anche, eh, anche forse spesso sottovalutate, no? nel senso che in qualche modo non si considera no, dietro al, a quelle che sono anche cure magari complesse, lunghe, eccetera, che l'aderenza alle cure può essere molto compromessa, per esempio, no? da, da, da quanto le persone sono eh, emotivamente eh, adeguate, aderenti, complianti rispetto a quello che gli viene proposto. Eh, una cosa interessante è che mh, la depressione è considerata un disturbo dell'umore. No? Perché la chiamiamo umore? Perché chiamiamo questa funzione umore? Perché viene da una teoria antichissima ipocratica, pre -ipocratica, in cui sostanzialmente la condizione di salute dell'uomo era legata all'equilibrio fra diversi umori, umori inteso proprio come fluidi corporei, no? quindi il sangue, la bile, il flegma. Eh, eh, in verità l'idea quindi che ci fosse qualcosa in questo equilibrio anche di biologicamente alterato sta nella radice stessa della teoria umorale, no? che è una teoria però sicuramente antica, sicuramente forse probabilmente anzi sicuramente vetusta, eh, ma che in sé ha durato molti e molti centinaia di anni, è durata per molti centinaia di anni e eh, non ha di fatto trovato... Uh, come dire, risposte così convincenti, se non poi forse a partire dagli ultimi due secoli, dove in qualche modo la visione, appunto, sull'esperienza della persona malata è un po' cambiata, però portava già in sé no, alcune considerazioni. Su questo ci sono uh, considerazioni bellissime. Eh, eh, mi scuserai per le mie passioni storiche, ma appunto uh, eh, c'è un bellissimo libro di Klibanski, Panofsky e Sachs che si chiama Saturno e la malanconia. Che racconta non solo la storia dell'iconografia della, della melanconia, quindi appunto della depressione, così come era chiamata insomma, nei tempi antichi, con la splendida incisione di Dürer, che insomma, probabilmente tutti conoscono, insomma, che è melanconia prima, quell'angelo piegato nella posizione del depresso, così che veniva in una posizione chiamata Eraclitea, perché era assunta appunto da Eraclito, per la definizione filosofo depresso, eccetera. Eh, c'è un bellissimo libro dicevo che descrive il percorso storico e culturale di queste concezioni assieme a quello che è stato un percorso medico di lettura e interpretazione ecco, ma cos'è che mi interessa salvare di questo ragionamento tutto perché è un ragionamento bellissimo ma su, su cosa voglio puntare sul fatto che c'è qualcosa che fa percepire questo salto no? quello che chiamavamo il confine allora la depressione maggiore che è quella a cui comunemente la depressione unipolare maggiore, che è quella a cui con, di solito ci si riferisce quando si parla appunto di, 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 di depressione, ha una caratteristica fondamentale che è quella di eh, manifestarsi attraverso degli episodi. Cioè, a un certo punto, a un certo momento, una persona cambia, cambia in maniera radicale e manifesta radicalmente questi episodi di depressione, più o meno grave, ma li manifesta. Eh, ti ringrazio, questa è l'incisione di Dürer, così carica appunto di simbologia, di riferimenti. Eh, eh, vedete appunto l'angelo con in mano il compasso, che è lo strumento dei matematici, l'accostamento fra melanconia, conoscenza, il cane che appunto a sua volta dorme, eccetera. Non si vede Saturno sullo sfondo, ma c'è, c'è Saturno, appunto che è il, il pianeta che illumina. Eh, della sua luce lontana ed oscura, eh, il melanconico, insomma, ci sono tutta una, sono tutta una simbologia. Peraltro mi pare resa famosa anche da Nani Moretti in un suo film. No? Che si sofferma su, questo, su questa su questa incisione che abbia molto successo, insomma, negli anni. Ma tornando alla nostra depressione bipolare, che è la forma più conosciuta è quella probabilmente a cui in parte si riferiscono. Anche quei numeri perché eh, di fatto anche quella più identificabile da un punto di vista diagnostico, ci sono degli episodi. Cosa significa episodi? Che per una durata di tempo X, che se non trattata può essere anche lunga un anno, due anni, eh, e se trattata invece eh, spesso risulta decisamente minore, una persona tende a sviluppare la manifestazione di eh, una sintomatologia appunto interpretabile come sintomatologia di depressione. Cos'è che fa scattinare l'episodio? Magari dopo ci torniamo, perché questa è una domanda naturale. Perché una persona cambia da un modo ad un altro in un tempo anche abbastanza rapido, se vogliamo. No? Eh, per il momento, quello che voglio sottolineare è questo, è proprio la cifra, la modalità di questo cambiamento. No? C'è qualcosa eh, nell'esperienza della persona... Che come dire, radicalmente trasforma il suo stare nel mondo, il suo modo di avere rapporti con il mondo. Che cosa soprattutto il, il, se il suo senso dell'io, possiamo dire così: no? nel senso che il, il suo percepirsi no? eh, come entità, come individualità, come produttore di senso rispetto alla propria esperienza, quindi in grado di narrare, di raccontare la propria esperienza, improvvisamente si affievolisce e nei casi più drammatici sparisce. Di conseguenza cosa succede? La persona si sente svuotata, triste, inadeguata, senza possibilità, senza speranza, si sente sbagliato, completamente sbagliato. Eh, ritiene di non essere degno dell'attenzione degli altri, no? ritiene che, eh, di essere così un caso disperato che non c'è assolutamente giustificazione perché gli altri si affannano. A seguirlo, a curarlo, a dargli una mano, anzi non le merita questa attenzione, le merita le cure, perché magari in tanti casi si sente colpevole, colpevole di aver fatto qualcosa di sbagliato, colpevole della sua situazione, colpevole, no? Un senso di colpa universale che può essere più o meno focalizzato e questo è, diciamo, il percepito emotivo principale, ma non c'è solo quello, c'è una difficoltà eh, cognitiva, cioè la persona non è più capace di concentrarsi, non è più capace di essere attenta, non, non ha l'attenzione, perde la concentrazione, diminuiscono le sue capacità cognitive, nonostante il fatto che si ritenesse che Saturno e la conoscenza e tutto quanto aumentassero no? la profondità del, dell'osservazione del melanconico. In, in verità non è così, nel senso che le persone depresse eh, sono dis disattente, distratte, distaccate dal mondo no? e quindi non elaborano gli stimoli che gli vengono dati hanno difficoltà ad organizzare appunto il loro sistema cognitivo. Ci sono problemi di comportamento, nel senso che c'è un rallentamento, ci può essere un, un rallentamento anche cospicuo, cioè la persona letteralmente non si alza dal letto, no? sta retto, vive il letto come un rifugio, come l'unica situazione possibile in cui può stare, deposita il proprio corpo sul letto no? e in qualche modo ne vive come dire, la completa inanimità, il fatto che è esanime, che non, ha, che non ha energie, che non ha risorse, si sente fiacchissimo, si sente che non è in grado di, di fare quello che normalmente faceva. No? Ho in mente degli esempi insomma, in cui delle persone, eh, riferendosi a compiti normali, a cose che normalmente svolgevano, non lo so, eh, far da mangiare, no? non so più come si fa da mangiare, che senso ha, perché devo far da mangiare. No? Questo nel caso, per esempio, di una persona... Che sta in casa, eh, eh, grazie per gli apprezzamenti, Gabriele. Eh, e poi c'è il disturbo del sonno, c'è l'insonnia. No? La notte diventa un incubo. Eh, la notte è un momento nel quale non si dorme, o si dorme malissimo, o si sperimenta nel, nel, nel sonno, non quella pausa ristoratrice, insomma a cui tutti siamo abituati a pensare quando andiamo a dormire, diciamo, beh, adesso dormo un po' così poi domani mattina mi sveglio e sono pronto alla battaglia. No? Al contrario, no? il sonno eh, diventa un incubo, mi viene in mente il bellissimo passo manzoniano no? dell'innominato che passa la sua notte eh, fra gli incubi. E, e non riesce a dormire, questa cosa terribile no? di non riuscire a far smettere il cervello di rimuginare, questa è un'altra caratteristica tipica, no? perché poi la rimuginazione è tipicamente sui pensieri che dicevamo prima, eh, cioè son, non c'è soluzione, non sono capace, non c'è speranza, cosa sto qui a fare, eccetera, 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 eccetera. Ecco, l'episodio depressivo è quella situazione, quella, quella condizione clinica nella quale una persona appunto in, in manifesta in maniera anche relativamente rapida, nel giro di qualche giorno, può virare il suo umore, questo tipo di, di segnali. Chi ha avuto un episodio depressivo ha molti rischi di averne un altro e un altro ancora, cioè nel senso che eh, gli episodi depressivi nella depressione maggiore badiamo bene, nel senso che non stiamo facendo un minestrone di tutte le cose come purtroppo spesso capita di fare, perché non è, non è facile spiegare, non è facile fare la divulgazione si ricade di fare tanti minestroni ma nella, nella, nella depressione maggiore appunto uh, gli episodi possono essere recidivanti e a seconda degli individui, avere anche caratteristiche diverse nella loro ritmicità nella loro modalità di manifestarsi e eh, io vado avanti, Giulio, eh? Eh, Nel senso, se, se quando vuoi interrompere. Sì, dico, sì, sì no, guarda, stai facendo. dice era esattamente quello che mi avrebbe diciamo, mi interessava discutere, facciamo un inquadramento proprio diagnostico, perché questo che stai dicendo adesso è, era anche la mia impressione, cioè, il disturbo psichiatrico depressivo, è il, mi pare di capire, è l'episodio depressivo maggiore. Cioè, quello in cui c'è. Un... La depressione unipolare cosiddetta. Unipolare. Poi spiego, per, spiego perché si dice unipolare. Quindi, quindi va benissimo così. Poi, poi ti farò delle domande correlate perché c'è molto da fare. Unpacking qua, molto interessante. Finora, uh -huh. eh, dopo, dopo riprendiamo anche la domanda del signor poliziotto anarchico. Sì, eh, esatto. Guarda, se vuoi, comincio a farti perché alcune delle domande in realtà sono domande che ti volevo fare io. Cioè, nel senso. Per esempio, allora, una, un disclaimer per chi ci sta seguendo. Mm, noi possiamo rispondere diciamo facendo un inquadramento, come posso dire, didattico, um, divulgativo il più possibile, esaustivo, nell'ambito delle nostre competenze, eccetera, eccetera. Non chiedete consigli medici relativi al vostro caso personale in chat perché non ce ne vogliate ma non possiamo rispondere. Questa è una cosa che dovreste affrontare con uh, il vostro medico curante. Eh, non voglio sembrare antipatico su questo, mi dispiace tantissimo, ma in realtà è proprio una sarebbe una mancanza di professionalità nostra fare il contrario, eh, detto ciò, alcune delle domande sono interessanti. Per esempio, allora Risa, ehm, ansia, verso depressione, verso disturbi, come si distingue? Allora, quello che ti volevo chiedere immediatamente era proprio questo, Gerardo. Nel senso, quello che eh, ho, ho, ho notato io, sia dai testi sia dalla minima esperienza clinica che ho su questo ambito è che. C'è un grosso overlap della depressione o del disturbo unipolare. Poi mi direi perché si definisce così, con altre patologie che sono molto simili e che a loro volta possono, possono dare dei sintomi che sono simili a quelli della depressione. O la depressione può dare i sintomi di quelle patologie. Mi viene in mente l'ansia, la prima, mi viene in mente la rabbia. Eh, e mi viene in mente poi questa specie di pecettone che a noi medici piace tanto mettere sulle cose che non capiamo: che è lo stress. Sì. Il fatto, sei stressato, sei depresso perché sei stressato, ecco. Eh, la domanda che viene spontanea è come si distingue la depressione da queste patologie? Perché il disturbo ansioso, poi è un disturbo psichiatrico ben definito, eh, che lo sappia, e, eh, e qual è la cioè, quanto influisce ehm, la, la componente stressogena, ma soprattutto come si fa a distinguere le due cose, se si possono distinguere o se ci sono dei quadri clinici in cui proprio ci sono disturbi misti? Sì, allora, sempre parlando di depressione unipolare, mm. il quadro che, che insomma stavo descrivendo è un quadro mm, generale e lo possiamo un po' definire così come un quadro di base, eh, nel senso che è il fondamento, è la natura, la qualità della sintomatologia che le persone vivono. In verità poi ci sono varianti no, a questo quadro, perché eh, come hai detto bene le persone non sono uguali eh, e non ci sono regole che valgono per tutti, e anche la modalità con cui ognuno esperisce eventualmente anche un episodio di questo tipo è diversa. Assieme alla depressione uno dei grandi sintomi no, del, 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 degli stati di disagio, di, di disturbo mentale in generale è l'ansia, l'angoscia. No? Allora non è che uno che ha la depressione non abbia l'angoscia, è il contrario. Cioè, nel senso che se io penso di essere senza speranza, senza possibilità e di non avere senso nell'esistenza, certamente non sono tranquillo, insomma, no? nel senso che la cosa minima che mi possa capitare è quella di sentirmi profondamente angosciato, turbato e di vivere questo senso di angoscia in maniera distruttiva e dolorosa, no? perché c'è proprio un dolore. Eh, che non è certamente identico al dolore fisico, ma che molti, molte persone eh, che io ho sentito dicono che preferirebbero mille volte avere un dolore fisico. Io ho sentito dire eh, persone con gravi depressioni eh, preferirei avere un tumore piuttosto che avere questa cosa. Questo per dare una misura di quanto angosciante no? e quanto sia presente l'ansia. Questo naturalmente non vuol dire che... L'ansia è esclusivamente caratteristica di questa situazione, ma l'ansia è uno di, di quei segnali, di quella modalità di vivere l'esperienza umana, che è sempre segnale di una situazione difficile, conflittuale, problematica che uno sta vivendo, e se uno si sente così, se, se i suoi fondamenti dell'esistenza sono e della sua percezione del, dello stare del mondo, è messa in discussione, è evidente che poi eh, ci sono situazioni di profonda angoscia. Certe volte l'angoscia può essere molto forte, prevalente, la cosa che si manifesta di più: lo senso di smarrimento, di paura, no? eh, come se ci si, si trovasse di fronte a una specie di sentenza eh, capitale, no? per, di sentirsi esposti no? al fatto che non c'è altro davanti che la fine. No? E quindi chi, chi di fronte a, alla fine non, non avrebbe una, una sensazione. Profonda angoscia e smarrimento. E quindi l'ansia c'entra molto, non è, non è la stessa cosa, è un una manifestazione emotiva eh, che si articola anche da un punto di vista eh, sia psicologico che fisico in maniera diversa, ma le due cose sono spesso compresenti. Insomma, no? eh, fra l'altro, mi veniva in mente un eh, notissimo film di Von Trier, eh, Melancolia, no? dove eh, eh, alla fine, che, che è una grande allegoria della depressione, molto barocca, eh, come lo sono molti dei film von Trier, anche un po', ma poi nata da sua esperienza personale, girato con attori che avevano avuto, alcuni gli attori avevano avuto dei disturbi depressivi e quindi sapevano di cosa stava parlando, e in cui c'è comunque questa catastrofe pendente, non dico altro per chi non l'ha visto ma nella catastrofe pendente appunto eh, pian piano no, emerge la serenità di chi sa paradossalmente che, che la fine è ineluttabile, a fronte di chi invece ha speranza e di fronte a una fine ineluttabile no, vive solo ed esclusivamente l'angoscia. Eh, è, è, è un ragionamento molto particolare però... Eh, anche lì rappresentativo perché poi insomma poche cose come l'ansia, la depressione eccetera sono state così ispiratrici insomma di tante opere letterarie, eh, pittoriche insomma di, di tutti i tipi, di tutte le nature perché sono emozioni poi insomma hanno, hanno a che fare con l'uomo eh, si chiama depressione unipolare perché c'è un altro disturbo che è un decisamente meno diffuso, più raro, ma, ma molto importante, che è il cosiddetto disturbo bipolare, in cui ancora di più si evidenzia questo scatto, questa natura eh, di episodio, di episodio di qualcosa, che è quel qualcosa che chiamiamo malattia, che fa sì che la persona a un certo punto cambi, cambi eh, decisamente eh, modalità di stare al mondo. Eh, sia nel senso della depressione, così come lo descrivevamo, sia nel senso di episodi completamente contrari, diversi, eh, cioè di un'iperattivazione, quelli che si chiamano episodi maniacali. No? Un'iperattivazione eh, che fa sì che la persona si senta benissimo, fortissima, eh, piena di di prospettive, iperattiva, anche lì non dorme, ma felicemente non dorme, nel senso che fa un sacco di cose, eccetera, eccetera, e fino a un certo livello di gravità riesce a essere anche funzionante, in un certo senso, anche se profondamente disinibita dal punto di vista relazionale, dal punto di vista delle attività, e, e spende, va in giro, subriaca, ne fa di, tut, di tutti i tipi, si sente invincibile, eh, invulnerabile. Eh, fino a che in una situazione molto grave può però completamente perdere qualsiasi forma di orientamento e di unità. Ci sono eh, appunto mh, diverse forme, eh, almeno due, ma in realtà ce ne sono molte di più. Ma di, di disturbo bipolare in cui c'è un'alternanza di questi episodi, che possono essere lievemente o gravemente di tipo maniacale, e Depressivi, sempre comunque nel disturbo bipolare, ci sono gli episodi depressivi che sono comunque caratteristici. Li ho citati perché è forse l'esempio più chiaro no, di questo cambiamento, di questa diversa qualità dell'esperienza che la persona ha. Stiamo parlando nel caso di disturbo bipolare di una malattia importante, molto seria, cioè che può condizionare la vita in maniera significativa delle persone, così come anche la depressione bipolare, ovviamente, non è, non è certo. Un problema lieve. Poi c'è un'altra forma eh, che come dire un po' ricorda quella sigla che anche lì spesso viene usata dai medici per appiccicare addosso un'etichetta, no? Eh, molti parlano di sindrome ansiosa depressiva, no? Per dire c'è un po' di tutto e vabbè, insomma, un po' la vecchio, vecchio detto c'è l'esaurimento nervoso, no? Che sono, Riferimenti a vecchie teorie eh, di inizio secolo, di inizio Novecento, insomma, in cui appunto si parlava in termini di energia psichica o di perdita o mancanza di energia, insomma, comunque, vabbè, no, non siamo a fare dell'archeologia. Ecco, eh, c'è questa forma che si chiama depressione persistente. La depressione persistente di solito è meno grave del, dell'episodio depressivo unipolare, eh, è, è meno intensa però molto più spesso associata all'ansia, molto, molto più spesso è associata all'angoscia, molto più spesso uh, può durare. Per fare diagnosi di depressione persistente, bisogna che una persona da almeno due anni continui a manifestare eh, degli episodi, di de una sintomatologia depressiva, che sono un po' quelle che elencavo prima, spesso, ripeto, sono di minore entità, non sono di una gravità così importante come lo sono. Ecco, la depressione persistente eh, è. Un'altra forma, per esempio, abbastanza diffusa, abbastanza conosciuta in verità, eh, che ha dei confini eh, un po' sfumati con la depressione nipolare, ma che, a differenza di questa, non si chiude a un certo punto, non col finire di un episodio, ma tende in qualche modo ad avere. Qui ci sarebbe tutto un discorso che riguarda appunto la guarigione, la remissione, le ricadute e i confini, diciamo, diagnostici fra una forma e l'altra. Ma quello che ci interessa, insomma, è che ci sono queste tre grandi tipologie, sostanzialmente: no? la depressione bipolare, la depressione persistente e la depressione all'interno del disturbo bipolare. Ovviamente, eh, a seconda poi delle caratteristiche cliniche, ci sono delle ulteriori tipologie, no? Ne cito una notissima, è la depressione postpartum, la cosiddetta depressione postpartum. Che cos'è la depressione postpartum? È un episodio depressivo unipolare che si manifesta eh, conseguentemente appunto a una, a una gravidanza, a un parto e in quell'occasione che, eh, tanto per riprendere una cosa che dicevi, eh, da un punto di vista personale, biologico, emotivo, eh, comporta un impegno. Molto importante, no? Perché poche cose sono così, eh, modificano in maniera così radicale lo stato della vita della persona, come avere un figlio, specialmente per una donna, eh, eh, e qui è molto interessante perché poi, tra l'altro, tutte quante le donne hanno, eh, la stragrande maggioranza delle donne hanno lievi sintomi depressivi dopo il parto: no? il famoso blues. Melanconico che si ha a partire dal terzo o quinto giorno dopo il parto, ma che poi la maggioranza delle donne in qualche maniera supera, eh, a cui si possono attribuire tutti i significati che si vogliono. Anche qui un problema di linguaggi, certamente eh, c'entrano quegli aspetti di, di combinazione ormonale, tutte quelle cose che accadono dopo il parto, ma sicuramente c'entra anche molto il fatto che ci si trova di fronte a una situazione nuova. Eh, perché è importante la depressione postpartum? Perché ovviamente non riguarda poi solo la persona, non riguarda solo quell'individuo. Eh, la depressione è sempre, comunque riguarda tutto un contesto no? Il, di relazione in cui si vive, ma c'è un, poi una relazione particolarissima, è quella madre-bimbo. Eh, dove la depressione paralimpica può essere un problema anche, anche estremamente importante. Una delle caratteristiche, per esempio, di questo quadro è il senso di inadeguatezza come madre, no? il sentirsi in, non sarò mai capace di prendermi cura di questa creatura, non ho le capacità, non ho gli strumenti, ma come è possibile, come si fa, non lo so, eh, sbaglierò tutto, sbaglio tutto sicuramente, fino a un senso di estranità profonda nei confronti del bimbo, di distacco, di distanziamento. E anche poi insomma, con, con evoluzioni che possono essere molto, molto gravi e preoccupanti. Ma poi ci sono situazioni, appunto, di episodio depressivo misto, in cui l'agitazione d'ansia invece è particolarmente accentuata e allora si manifesta più che con un rallentamento, con un'attivazione afinalistica, cioè un muoversi in maniera eh, tale da essere consumati, no? proprio dall'angoscia, dalla mancanza di scopo, di finalità. Eh, e quindi. Ci sono poi nella depressione e nella forma appunto nipolare in particolare, modi di manifestarsi dell'episodio che possono essere molto differenti, insomma, uno dall'altro, a seconda degli individui, ma che poi sono inquadrabili insomma, in alcune di queste tipologie, insomma, più o meno, ecco, io ho un po' schematizzato, giusto per, eh, per dare l'idea eh, che quando si parla appunto della malattia, eh, allora poi si entra in alcuni quadri clinici, no? in alcune situazioni che sono in qualche modo definiti. Ecco, guarda, sei stato chiarissimo eh, a questo mi sembra proprio il momento perfetto per inserirmi perché hai citato la depressione postpartum no? e um, come ti dicevo diciamo, ci stavo facendo una chiacchierata all'inizio della live in pre-live um, io sono, te, tendo ad essere molto riduzionista per deformazione professionale perché la neurofisiologia e la neurochirurgia sono discipline estremamente tra virgolette meccaniche e, e, e molto diciamo attaccata alla fenomenologia se vuoi biochimica e neurofarmacologica no, del cervello per cui tendo in generale a essere molto riduzionista su tante patologie lo sono molto meno su alcune eh, patologie psichiatriche proprio e in particolare sulla depressione e, e spiegherò a chi ci sta ascoltando perché ehm, diciamo non solo sulla depressione ma la depressione è sicuramente è una delle prime perché? Allora perché quello che si è visto in neuroscienze ora se c'è un neuroscienziato vero, cioè non come me, in ascolto, eh, probabilmente si strapperà i capelli, ma eh, sono dispostissimo, diciamo, a invitarlo a correggermi. Tuttavia, eh, quello che si è visto nelle neuroscienze e quello che so dai pochi studi che ho fatto in materia è questo, che okay. ci sono una valanga di studi. Tra l'altro c'è un vecchio scherzo in medicina no, che Gerardo condividerà. Quando noi scriviamo tanto di un argomento che è perché probabilmente non ci abbiamo capito niente. Ci sono intere enciclopedie relative all'epilessia, ci sono intere eh, enciclopedie relative al mal di testa, sono tutte cose che la gente ha e noi non abbiamo ancora capito bene perché. Ecco, un po' vale anche per la depressione. Allora, ci sono 10.000 studi neurofisiologici e neuroscientifici che hanno, che hanno mostrato come nella depressione ci siano mh, effettivamente, sì, ci siano... Delle, ehm, degli squilibri da un punto di vista o ormonale o di neurotrasmettitori o entrambi cioè per esempio c'è un, un circuito che si chiama il circuito del sistema limbico che in realtà è un circuito estremamente complesso che sta nel cervello che, che comprende tanti circuiti in, ma dice, in parallelo diciamo uno dei nuclei più importanti è l'amigdala e un altro nucleo è, è l'accumbens più i nuclei che si chiamano noradrenergici che sostanzialmente in questo sistema limbico quello che succede in condizioni normali è questo, l'amigdala agisce come modulatore dell'umore, questa è una definizione estremamente grossolana ma diciamo che è quello che fa, e poi ci sono questi nuclei del RAF e neuroadrenergici che praticamente sparano serotonina e non adrenalina nel cervello, che sono i quei neurotrasmettitori in risposta a uno stimolo positivo che vi fanno sentire bene. Okay? Ora, tutto questo, tutti questi neurotrasmettitori sono ridotti nelle persone che hanno la depressione. Ah, però torniamo al problema principale, è nato prima l'uovo o la gallina? Io qua sono convinto che sia nata prima la gallina, il, cioè che cosa significa questo? Che noi sappiamo, da un punto di vista neurofisiologico, che ci sono 10.000 processi di rimodellamento sinaptico, che cosa vuol dire? Che il cervello riarrangia le connessioni interne in risposta agli stimoli ambientali che possono provocare facilmente un, eh, un cambiamento del profilo dei neurotrasmettitori nel nostro cervello succede continuamente con la memoria, letteralmente continuamente, è qualcosa che succede di continuo, con la memoria a breve termine noi formiamo e uccidiamo sinapti, sinapsi letteralmente ogni secondo. Nella depressione, l'opinione personale, personale che mi sono fatto, ripeto da perfetto eh, ignorante, è che in realtà eh, probabilmente lo squilibrio dei neurotrasmettitori avviene per una causa esterna, quella è la prima causa l'influenza ambientale in realtà in questo caso è più importante. Poi, questa influenza ambientale può triggerare uno, uno, uno squilibrio che in alcuni casi, negli episodi pre, eh, depressivi unipolari, quelli seri, diventa particolarmente significativo. Un esempio clinico che è, torno, eh, torno a quello che diceva Gerardo che secondo me è particolarmente significativo, è proprio quello della depressione post partum, perché è un esempio classico di questa cosa, perché um, uh, nella depressione post partum c'è um, un, un evento esterno sostanzialmente che causa questo, questo squilibrio ormonale, e, um, e l'evento esterno è molto significativo, perché la responsabilità di avere un figlio è qualcosa che cambia, la testa, e io l'ho visto con alcuni miei amici che hanno recentemente avuto bambini, cambia la testa addirittura, cioè cambia molto la testa in maniera molto più significativa di quanto mi aspettassi negli uomini, quindi posso solo immaginare per una donna che ha vissuto tutta l'esperienza della gravidanza che cosa possa voler dire. Detto ciò, la componente dei neurotrasmettitori o di ormonale sicuramente c'è, perché nella depressione postpartum noi sappiamo benissimo cosa succede a livello di profilo ormonale nel cervello, anzi nel corpo della donna. C'è un picco di estrogeni che arriva al suo massimo a livello delle ultime settimane di gravidanza e poi scende di punto in bianco. Ora, questa sicuramente è una concausa nei sintomi che le donne hanno. Perché? Perché gli estrogeni sono comunque steroidi, hanno una funzione gli steroidi hanno una funzione euforizzante, anche se gli estrogeni ce l'hanno molto minoritaria rispetto ad altri steroidi. È verosimile pensare che ci sia una concausa relativa a questi. Detto ciò. Um, questo diciamo giusto, giusto per dare un, uh, un, uh, un, quadro, un quadro generale Il Poliziotto Anarchico mi chiede appunto ci sono delle tecniche di neuroimaging che permettono di vedere questi fenomeni biologici nel cervello sì ci sono uh, soprattutto si fa con la risonanza magnetica funzionale che non è su super attendibile però diciamo offre un buon, un, un, diciamo, un buon con buona approssimazione permette di capire certe cose per esempio, un'iperattivazione o un'ipoattivazione dell'amigdala, soprattutto per quanto riguarda pazienti che hanno disturbi eh, del controllo del, mh, della rabbia. È una cosa che si vede molto bene alla risonanza magnetica funzionale. Um, detto ciò, uh, Gerardo, quello che ti volevo chiedere da questo punto di vista era: eh, entriamo un attimo nello specifico, se vuoi, delle cause dei vari quadri depressivi, perché. Ascoltavo questo, questo podcast, ti dicevo, di uno scienziato di Oxford che si chiama Mark Williams, credo che sia un, un, uno psicologo, uno psichiatra. Ha scritto un libro che qua va molto, va molto per la maggiore oggi uh, in questo periodo, si chiama Mindfulness. È proprio un libro in cui spiega come cercare appunto di bypassare eh, il problema, eh, diciamo, i problemi di ansia e depressione eh, che abbiamo nella, nella società di oggi. E una delle cose interessanti che diceva in questo podcast era questa, che io. Fra l'altro, appunto, non sapevo che ehm, sostanzialmente una delle problematiche principali legate alla depressione, ed è probabilmente uno dei motivi per cui la depressione è in aumento, è anche che ehm, le eh, diciamo quelle che si chiamano qui le expectations che la società ripone nei singoli individui sono aumentate molto negli ultimi decenni. Eh, la nostra è una società in cui oggi, ora come ora, siamo molto più sani in generale. Viviamo molto più a lungo, siamo molto più comodi, abbiamo molte più cose che vanno bene. Ma da un punto di vista di performance, cioè di quello che dobbiamo fare noi sul posto di lavoro, in famiglia, eccetera, eccetera, le aspettative nei confronti del singolo individuo sono altissime, sono più alte di come erano 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa. E questo triggerà un circolo vizioso, questa era una delle, diciamo, una delle tante spiegazioni, all'interno del, cerve del cervello delle persone in cui... Sostanzialmente la gente pensa, la gente si crea delle aspettative per soddisfare le aspettative degli altri che sono assolutamente perniciose. Quando poi non le raggiunge, chiaramente si sente triste, si sente inadeguata, e questa cosa innesca una spirale al ribasso. È, una, è un qualcosa che ti torna, eh, diciamo, fra le varie spiegazioni. E quale altre spiegazioni hai tu? Eh, Comincio dicendo brev dando brevemente una risposta, anch'io io per il stato anarchico che. No, non esistono sistemi diagnostici oggettivi, eh, non esistono in nessun tipo di disturbo mentale. Per questo c'è questa grande insistenza sulla qualità dell'esperienza eh, soggettiva, mh, sia vista dall'interno che vista dall'esterno. Eh, L'approccio del DSM-5, cioè del manuale diagnostico statistico delle malattie mentali, approvato dalla American Psychiatric Association, è eh, un'esperienza sostanzialmente di classificazione statistica, sostanzialmente, se tanto frequentemente per un tanto periodo di tempo si manifestano quei determinati fenomeni, questo significa che più o meno questo è il principio su cui si basa poi l'identificazione delle malattie. Ma non esiste eh, la risonanza magnetica che ti fa la diagnosi di depressione, né tantomeno l'esame del sangue che ti fa la diagnosi di depressione, tanto per essere molto chiari. Sì, scusa, aggiungo anche questo, esatto, scusa perché non sono stato chiaro su questo, scusa che ti interrompo Gerardo. Ehm, le, I tipi di alterazioni che si vedono alla risonanza magnetica funzionale, che ripeto ha un'attendibilità intorno al 60-70%, quindi per i nostri criteri non buona, sono tutti tipi di lesioni che si sono visti in studi sperimentali. Non si fa una risonanza magnetica funzionale per una diagnosi di depressione, Gerardo su questo ha assolutamente ragione, non è entrata nella pratica clinica questa roba. E probabilmente non c'entrerà ancora per molti anni fino a che non è più attendibile. No, no, ma è indiscutibilmente, come sempre Giulio, no? un problema di linguaggi, no? sostanzialmente. Eh, a me eh, viene da dire, no? nasce prima l'uovo o la gallina? Il fatto è che la mente non è né un uovo né una gallina. E questo è il punto che permette di bypassare il, il ragionamento. Perché stiamo comunque parlando di altro. Eh, mi scuso se faccio un minimo di promozione, no? ma se per caso andate a vedere il video che abbiamo fatto And con Andrea Angelozzi sulle previsioni e su quello che è il senso comune, eh, il mh, bisogno di attribuire una causa ai fenomeni, mm. soprattutto ai fenomeni mentali, ai comportamenti, eccetera, eccetera. Come ragiona eh, quella che è da una parte la cosiddetta psicologia popolare, cioè come ragioniamo tutti in un certo senso e... Qual è il rapporto fra questo modo di ragionare di senso comune e quello che è il modo di ragionare scientifico, che non è, ripeto, non è così tanto differente quanto si pensa in certi momenti, no? Prendiamo, per esempio, questa cosa che chiamiamo del bias della causa. No? Cioè, nel senso, noi abbiamo bisogno di capire che certi fenomeni sono spiegati in, una determinata, in un determinato modo. Eh Oppure in un altro ipotesi, abbiamo bisogno di comprendere i fenomeni, no? È per questo che certe volte i fenomeni, come adesso facevi Giulio, uh, vengono in qualche maniera estesi a tutti, no? Cioè, quello che succede nella società moderna. Eh, ma torniamo per esempio alla depressione postpartum. Eh, il vero problema, per una volta sono più biologista di te, il vero problema è capire perché su 100 donne che partoriscono due o tre hanno la depressione postpartum, le altre non ce l'hanno. È un problema questo qui. Perché se fosse vero che, eh, eh, diciamo, ciò che determina, ciò che causa questa cosa è il contesto, a parte che, come hai detto molto giustamente, il contesto va sempre letto storicamente, perché poi le aspettative, la modalità, le rappresentazioni, i vissuti, sono profondamente condizionati dal momento che si vive, da quello che si pensa, che gli altri pensano, da quello che si aspetta, eccetera, eccetera, ma se fosse vero che questo comunque è diciamo, il motivo principale per cui una persona si ammala, beh, si dovrebbero ammalare non 2-3, ma 60, 70, 80 si dovrebbero ammalare. Ma questo non succede, per fortuna, per fortuna, non succede. Allora, è chiaro che mh, essendo la depressione qualcosa che ha a che fare eh, con una delle attività più complesse della vita, no? cioè col fatto che non stiamo parlando di come funziona un'articolazione. Stiamo parlando di come funzioniamo noi eh, nella, nella nostra integrità, nella nostra globalità, quindi dobbiamo avere una visione olistica, se mi permettete, no? di noi come persone e della nostra salute, del nostro funzionamento. È chiaro che eh, perlomeno con gli strumenti che abbiamo oggi, con gli strumenti di conoscenza che abbiamo oggi, io non lo so, fra, fra cent'anni probabilmente potrebbe essere che, ammesso che ci siamo ancora al mondo, eh, no, non noi come individui che di sicuro non ci saremo, ma... Voglio dire, il genere umano, ammesso che fra cent'anni ci sia ancora il mondo, e insomma ci sono buone probabilità che ci sia ancora, e che abbia seguito una certa linea evolutiva, e su questo bisognerebbe discutere, insomma, se, come, quale linea evolutiva seguirà, comunque, ammesso questo potrebbe essere che eh, si formino linguaggi, ci siano conoscenze, ci siano elementi e dati che ci permettono di ra raccontare questa storia in maniera diversa. Oggi, però, non possiamo non pensare che il perché a quello sia e all'altro no non sia una cosa che ci deve far riflettere in un certo senso. Allora eh, c'è qualcosa che ha a che fare eh, con quella che è, mh, diciamo, una condizione personale che coinvolge molti fattori. Intanto chi sei, chi sei? Chi sei proprio biologicamente? Cioè la tua identità biologica, con tutto quello che questo significa, insomma, no? dal tuo patrimonio genetico fino al modo con cui ti prendi cura di sé. Eh, se, se, ti, se mangi bene, se mangi male, se sei attivo, se sei inattivo, tutte queste cose ti rendono più forte, più protetto o più vulnerabile, a seconda appunto di quanto oh, questi fattori siano più o meno significativi, e lo sono, lo sono significativi. Poi ci sono eventi della vita, come giustamente ditevi Giulio, no? eh, gli eventi della vita per esempio, non so, che fanno sì che se sei isolato, esperienza recente no? Del lockdown, se sei isolato, sei più vulnerabile. Se sei una rete sociale forte, supportiva, affettiva, calda, se sei una famiglia calda, positiva, sei più protetto. Se da bambino ti trattano bene, sei più protetto. Se da bambino ti trattano male e hai dei traumi, per esempio, sei meno protetto. E quindi sei più a rischio, sei più vulnerabile. E allora, se tu vai a ricostruire la storia di quelle tre no, persone no, che dicevamo prima, che sono quelle che si ammalano, magari trovi che hanno avuto delle difficoltà o dei traumi o delle situazioni eh, significative nella loro vita, insieme al fatto che magari anche la loro nonna, la loro bisnonna, o la loro mamma, o il loro zio, il loro cugino, anche lui ha sofferto di depressione. Mm? che non vuol dire che questa è una sentenza, no? se, se hai un nonno che soffre di depressione è una sentenza anche che tu ce l'avrai, no, non è così assolutamente, non è così mai, però il fatto che ci sia è uno di quegli, di quegli indici che dice che nel tuo, nel, nel tuo essere, in quello che sei, insomma, no? nella tua storia, nel, nel tuo corpo sono scritte delle cose mh? e le cose che sono scritte sono le, le cose della tua storia, della tua identità che pian piano nel tempo si è formata. Allora la depressione ha una causa? No, non ha una causa. Eh, forse eh, eh, dobbiamo un po' fare un, come uno sforzo e, e andare al di là no, del concetto di causalità, eh, di determinismo, eh, perché eh, non c'è una sola, eh, per usare un, un termine... Eh, termini usati dal DSM, non ci sono solo cause intrinseche o estrinseche, cioè non ci sono solo cose che vengono da dentro o che vengono da fuori, ma c'è tutta la vita di una persona e i rischi che quella persona ha di ammalarsi durante la vita. Questo onestamente vale tutt per tutte le malattie, secondo me, non, so non solo per la depressione, vale per tutte le malattie, più o meno naturalmente, fate le debite proporzioni, insomma. Ecco. Sì, certo che c'è della genetica, certo che c'è la genetica. Ma la genetica non, è, non, è un, non funziona come un computer, no? che se tu attivi un programma quello ti farà quelle determinate cose è forzatamente così. La genetica è sostanzialmente una parte della tua identità. Eh, no, noi dobbiamo imparare a scrivere no? anche la nostra identità personale, sulla base della dobbiamo come dire, impadronirci anche in un certo senso no? della consapevolezza di avere un corpo, che questo corpo non è un corpo immortale, invulnerabile che non ha storia, perché questo corpo si porta dietro la storia dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri non, non, di quanto, di quanto non lo so, i nostri nonni sono stati alcolisti o non lo sono stati, di quanto, di quanto la nonna veniva picchiata o non veniva picchiata. Di quanto Beh. mio nonno odiasse gli inglesi e non, o non li odiasse perché... Esattamente, <ride> mi non, mi quanto, non che... mi non non quanto serena di quanto serena fosse stata la nostra mamma durante la gravidanza, no? se l'abbia vissuta con serenità e, e, come, e in maniera affettiva o l'abbia vissuta con angoscia. Ti faccio, ti faccio questo inserto sì. molto, molto faceto ma, ma simpatico sul fatto che proprio oggi ci ripensavo per l'ennesima volta. Mio nonno fece la campagna d'Africa, lui era antifascista però sentì il dovere di andare in guerra. Tra l'altro c'era un collega che era, eh, che era stato assegnato alla campagna di Russia, gli chiese il cambio perché non voleva andare scusami che era stato assegnato in Africa gli chiede del cambio, lui era stato assegnato in Russia il collega poverino morì ovviamente nella campagna di Russia, lui invece si salvò perché andò a fare la campagna in Africa insomma fu catturato dagli inglesi era ufficiale medico, l'unico medico che aveva in famiglia fu catturato dagli inglesi e torturato per tre giorni e tre notti perché lo volevano forzare a curare anche loro e lui non voleva perché lui dice i soldi di dove sono messa io non li, non li curo poi, ehm, <ride> non poi riuscì a tornare in patria per fortuna Divenne medico interno, eh, stabilì una, una ottima practice, insomma, eh. Ma, eh, e fra l'altro, era uno di miei ampie vedute. Nel senso, che dopo la guerra, ovviamente, lui non era, cioè lui era antifascista. Quindi mandò mia zia, per esempio, a studiare. Credo, non so se, se studiò nel Regno Unito, ma sicuramente studiò fu in professor a Pittsburgh per un po'. Lei faceva la chimica, una cosa completamente diversa. Quindi, insomma, però vi so, chiedo sempre dalla mattina alla sera, perché mio nonno è, mor è morto quando avevo sei anni. Mi chiedo sempre dalla mattina alla sera, chissà che penserebbe sapendo che io adesso sono un italo-britannico con passaporto inglese e che appunto curo i sudditi di sua maestà. Vabbè, scusami per, per l'insegno. Eh, ma magari avrebbe magari <ride> cambiato idea, anche se... <ride> Anche se diciamo che, che, che dalle nostre parti gli, gli inglesi continuano a essere proprio simpaticissimi eh? <ride> in generale, insomma, sì, ecco. vabbè, vabbè, va. eh, che ti volevo dire? Eh, no, guarda, volevo un attimo um, rimanere. Un'ultima un cosa sulle cause ti volevo chiedere, ti volevo fare una domanda, ti, ti dicevo un po' politica, e poi direi di chiudere un attimo sul trattamento. Mi interessa sapere appunto quali sono le opzioni, ma di quello ne parliamo un attimo dopo. C'è una, um, uh, c'è una. Uh, Un'altra delle cose che stavo, stavo leggendo, che ho trovato estremamente interessante, eh, a proposito delle aspettative in ambito lavorativo, è il fatto che c'è que questa tesi in base alla quale, in moltissimi ambiti lavorativi, e questo, fra l'altro, è, è una cosa che noi medici sentiamo particolarmente perché è particolarmente seria nel nostro lavoro, piano piano siamo shiftati, cioè molta gente ha, ha sentito anche, diciamo, ha subito anche inconsapevolmente lo shift fra. Un fare un lavoro perché ti piace e ti diverti e il farlo perché devi ehm, raggiungere degli obiettivi che ti sono fissati dall'alto senza creare problemi e quindi questa cosa produce a livello, uh, diciamo, non c'è una, una chiara scappatoia perché tutti i lavori a un certo punto cioè, ti pagano per fare un lavoro, no quindi chiaramente. Però la, 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 diciamo, la nevrosi relativa agli obiettivi, le cosiddette quote di produzione di stampo sovietico, che però si vedono anche nelle, nelle aziende diciamo, eh, normali e si vedono nelle direzioni sanitarie, no? perché te eh, non so se ti lavori in pubblico o, o in privato, però non più, eh, non, eh, però, non eh, più nel pubblico. <ride> la neurochirurgia seria, eh, non che quella seri non seria si faccia in privato, però diciamo, la chirurgia maggiore principalmente si fa nel pubblico e, ah, certo. ci, e ci sono totte pazienti che devo operare all'anno insomma bla bla bla, e soprattutto non devi c'è una forte pressione medico legale no allora mh, in merito al discorso che stiamo facendo qual è il problema quando le persone smettono eh, diciamo di lavorare in un modo e cominciano a lavorare in un altro modo che è molto più nevrotico ed è molto più ossessivo cioè, c'è un, uno shift mentale, in base al quale da una, da, una, da una situazione in cui tu fai un lavoro perché ti piace, passi a una situazione in cui fai un lavoro perché devi e devi stare super attento a, 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 a non fare errori. E quindi tu sostanzialmente a fine giornata non pensi più, per esempio, eh, che bello! Oggi ho fatto tot operazioni, sono molto contento. Oggi ho fatto tot, non lo so, qualsiasi cosa, ma pensi? Oh, Oggi è un'altra giornata in cui non ho fatto errori ed è già un, diciamo, un mindset estremamente negativo. No? E, e a proposito delle aspettative, a me questo, è piaciuto moltissimo questo esempio perché ho pensato effettivamente questa è una delle fonti di nevrosi della nostra società. E qui diciamo un punto politico, ma non voglio farlo troppo politico: nel senso che, come tu sai, io sono un liberista libertario, abbastanza liberista libertario. E non sono uno di quelli che va a dire in giro che il capitalismo ha fallito perché, anzi, penso sia il miglior sistema che abbiamo, tra virgolette, che abbiamo avuto. Ma c'è oggettivamente un problema da questo punto di vista. tanto è vero che, per esempio, nel Regno Unito e negli Stati Uniti le aziende che funzionano un po' meglio sono quelle che hanno implementato una cultura della flessibilità lavorativa, no? Che ai che in incoraggiano i lavoratori, diciamo, a appassionarsi al lavoro che fanno. Non so se questa è pure la tua esperienza, ecco, ti volevo chiedere questo. Sì, sì, eh, no, sono d'accordo con te che il servizio pubblico va sempre comunque valorizzato e sostenuto perché è una risorsa eh, a disposizione dei diritti di salute delle persone. Insomma, su questo io non lavoro più nel servizio pubblico semplicemente perché sono potuto andare in pensione. Quindi, insomma, questo eh, è il perché, altrimenti, insomma, eh, per una vita ci ho lavorato, ci ho creduto e continuo a crederci, peraltro. Insomma, su questa cosa credo che sia praticamente importante. Ma quello che dice è molto interessante, ha a che fare col problema delle performance, in definitiva, e con un'organizzazione intelligente, con un'organizzazione stupida, scusami. la... la ecco, no, no, eh, è vero, è verissimo. Eh, eh sì, cioè, nel senso che l'organizzazione intelligente tiene conto che è fatta da uomini, da persone, e che le persone appunto vanno intese proprio nel senso del tempo, della loro vita, della loro esperienza, delle loro modalità, no? Ci sono delle bellissime mh, ragionamenti. Eh, eh, sui gruppi per esempio, no? sui gruppi di lavoro, sul fatto che eh, la composizione di un gruppo di lavoro è sempre una, una, la miglior composizione possibile, è quella che riesce a mettere insieme le migliori attitudini delle singole persone, ma questo non dipende poi dalle singole persone, ma dipende da chi gestisce il gruppo sostanzialmente. Quindi se io eh, a un gruppo impongo la logica della performance, è chiaro che espongo moltissime persone. Magari quelle più vulnerabili all'esperienza di frustrazione ripetuta e l'esperienza della frustrazione ripetuta è sicuramente non induce euforia a nessuno, al contrario, nel senso che poi induce non, non la depressione, ma quell'umore depresso, no? quella modalità, quel mood depressivo che, insomma, eh, che poi molti hanno chiamato burnout, insomma, tutte quelle cose che sono. Che sono legate a questo genere di fenomeni che sono il rapporto fra un determinato tipo di organizzazione di contesto eh, di come viene vissuta la leadership di quali sono le aspettative e giustamente ehm, prima citavi aspetti che sono veramente sociologici in qualche modo, no? nel senso chi è la persona efficace, efficiente, di successo, chi non lo è, allora se non lo sei sei una persona che non sa stare all'altezza, non sa stare a livello, quindi il tuo valore sociale è minore, ma quindi questo dipende poi. Insomma, discorsi che, eh, ripeto, peraltro sono mh, mh, trattati... In maniera anche molto discutibile, eh, nel mondo in cui noi che stiamo popolando in questo momento, no? che è quello della rete, dove ci sono. In questo momento, consiglieri che danno istruzioni sul, su come si usa la vita di tutti i tipi e di tutte le nature. Insomma, no? Per fortuna, tu prima hai ricordato bene insomma, che non siamo qui a fare il gioco delle tre carte, quindi nessuno dà consigli a nessuno, insomma, ci mancherebbe altro e tantomeno dobbiamo spiegare alla gente come si vive bene o come si vive male. Siamo qui a ragionare, siamo qui a ragionare, che quindi se chi è con noi ragiona. E come dire, sviluppa un approccio critico, intelligente, perché davvero eh, dobbiamo valorizzare questa parola. L'intelligenza è fatta di flessibilità, di comprensione, no? e quindi anche di capire, per esempio, come quel lavoro di adattamento e di permettere alle persone di avere delle strategie anche individuali, personalizzate, no? di trovare. Il modo di valorizzare le proprie risorse sia la cosa più intelligente in un contesto lavorativo, ma anche in un contesto non lavorativo, alla fin fine, insomma, no? perché tu non puoi chiedere a una persona con una gamba sola di fare 100 metri in, in 15 secondi, eh, e a chi ha tre gambe per assurdo di farle nello stesso tempo. Insomma, no? Devi avere l'intelligenza di capire. Eh, che ognuno ha le sue risorse, magari chi ha una gamba sola ha una particolare abilità con le braccia o cose del genere, un esempio stupido, ma tanto per dare l'idea di come ci si debba eh, in un'organizzazione, ma anche nelle relazioni umane, insomma, trovare quell'adattamento quell che è sinonimo appunto di una capacità intelligente di interpretare la, la razionalità. Eh, e in questo senso le formule della felicità. No, quelle che spesso sentiamo in giro? No? Andremo meglio se il mondo fosse così piuttosto che quella Fatto sta che il mondo è così. Il mondo è così. Cioè, nel senso che eh, possiamo stare anche tutta la notte a ragionare, domani mattina ci svegliamo, troveremo lo stesso mondo che abbiamo lasciato stasera. Eh, che non questa, significa che. Questa è una cosa che andrebbe fatta capire a molti idealisti, diciamo. Sì. Eh sì, <ride> nel senso che diciamo che la. Eh, I processi di trasformazione del mondo sono processi lenti, periferici, ma sono anche legati alla determinazione di chi poi porta un'attivazione di un pensiero critico, no? cioè il fatto di dire ragioniamo, usiamo eh, le nostre risorse, mettiamole a disposizione. Ora è chiaro, abbiamo a disposizione degli altri, mettiamo a disposizione di una comunità, insomma. È chiaro appunto che nelle cose che citavi eh, sicuramente l'esperienza frustrante... E qui il ragionamento è molto legato a, anche alle bampe che mostravi prima: no? il fatto che, nella società occidentale, in alcune società in particolare, eh, i disturbi depressivi sono particolarmente diffusi. però hai giustamente sottolineato che non sono automaticamente sovrapponibili, ma ci sono situazioni. Perché in Italia ci sono meno depressi che in Svezia o in Finlandia? Eppure la società, fra l'altro, dovrebbe funzionare molto meglio: perché? dove in teoria è. Ecco. È chiaro che appunto è lo stesso discorso di prima, perché ci sono tanti fattori quando parliamo di malattia, quando parliamo di malattia, ci sono molti fattori, eh, molti elementi che concorrono nel determinare quel percorso, l'esperienza malata della persona che vanno al di là poi anche di qualsiasi spiegazione sociologica, ma sono fattori profondamente personali. Ecco. Oggi vale molto di moda no? parlare di una medicina, di una psichiatria personalizzata, sartoriale, eh, che sia ecco, al di là appunto delle mode che sono cose che io personalmente spesso così non, non, non vedo con piacere. Eh, fra l'altro, mi permetto una battuta un po' così eh, osè, no? nel senso che vedo spesso, ho visto dei commenti, non, non necessariamente stasera, invitate questo, invitate quello. Siccome so di chi si parla, dico, beh, aspetta un attimo, nel senso che eh, ecco, non serve essere un, un nome di moda o più o meno affermato per, per, avere, per portare un contributo, perché i pensieri passepartout, certe volte, insomma, sono anche pensieri, eh, come dire, rivedibili. Altra cosa, naturalmente, è invece eh, fare cultura. Questo, questo naturalmente, quando una, una persona fa un lavoro serio, fa sempre cultura. Ma non confonderei questa cosa con la depressione, cioè nel senso che, eh, ribadisco, sono davvero eh, piani diversi che non permettono di, 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 di spiegare il perché un fenomeno accade. No? C'era eh, una famosa citazione di Jaspers più volte ripetuta, no? nel senso che dice noi, noi, noi comprendiamo bene perché ci siano più su suicidi. Uh, in autunno, fatto sta che però i suicidi sono più frequenti in primavera e quindi non sappiamo spiegare. Uh, cioè, non è detto che quello che comprendiamo sia poi quello che accade davvero, insomma, no? nel senso che poi l'esperienza e l'approccio scientifico a, a, ai dati ci, fa sempre, ci deve sempre far ragionare su quelli che sono i nostri preconcetti, no? su quello che ci sembra comprensibile, su quello che ci sembra logico, coerente. E tante volte fa parte un po' del nostro senso comune, insomma, ecco. E sulla depressione c'è tanto senso comune, discutibilmente. faccio un esempio molto banale: eh, capita a molte persone che io vedo che hanno questo tipo di problema, che, che così l'input che ricevono più frequentemente è: ti devi fare forza, è la tua volontà, devi reagire. No. Allora, a parte il fatto che nessuno di noi è un reagente chimico e se gli metti vicino, non so, una cosa diventa un'altra, insomma. No? Ma questo concetto di reagire è un concetto profondamente morale, no? nel senso che... Ma allora, non c'è nessuno di più morale di un depresso, perché è di una moralità e di una severità nel giudizio terribile, terrificante. Come si fa a essere più morale? Se tu dici a una altre, persona devi cose... reagire non fai altro che incrementare il suo senso di colpa, perché, sì, dice, ecco, no. vedi, non sono neanche capace di reagire. Allora, tanto per dire come spesso poi le reazioni che abbiamo insomma siano, siano tutte da valutare, ecco. Ti volevo chiedere un'altra cosa, visto che parliamo proprio di questo. Um, il, uh, hai, citato, hai, hai citato prima una serie di cose. Il rapporto che c'è fra. Allora, innanzitutto, una definizione proprio flash. Cioè, um, la parola nevrosi ha un senso da un punto di vista psichiatrico, psicologico, è più una parola che viene utilizzata. In termini diciamo in termini eh, popolari e il motivo per cui te lo chiedo è che relazione c'è fra la depressione e la nevrosi ti faccio un esempio molto specifico perché tu hai, hai citato dello stare online per quanto mi riva questa è proprio vita vissuta cioè, um, diciamo io ho avuto dei, dei problemi di gestione del mio umore negli ultimi anni che sono andati molto meglio però ecco um, non, non, non credo di aver mai avuto un episodio, dep episodio depressivo maggiore, niente di che non voglio nemmeno annoiare chi ci sta ascoltando ma diciamo, ecco, ci ho combattuto per un po' di tempo una delle cose che ho notato è che una delle cose per me veramente perniciose sono i social media e, anche se io poi ho uno, avevo uno specifico problema con Facebook un po' per il discorso che facevi te prima perché pensavo che Facebook fosse un metodo per eh, intavolare discussioni costruttive con le persone, quando invece mi sono accorto troppo tardi che è un modo per fare cagnara diciamo e basta e certa gente lo utilizza appositamente per quello e per sfogarsi dalle proprie frustrazioni quotidiane ma per esempio mi viene in mente un social che è molto peggio su cui io invece non ho avuto problemi ma perché lo uso anche pochissimo cioè lo uso ma molto poco è Instagram. Instagram ehm, credo proprio Elon Musk che dicesse questa cosa Instagram è una mh, diciamo una patina di, di di falsità incredibile perché sostanzialmente uno fa sc scrolla la, la news feed di Instagram e vede tutte queste persone tutti questi suoi conoscenti che postano soltanto foto incredibili, di posti fantastici di esperienze di vita incredibili e sembra che la loro vita sia tutta così poi tu li conosci di persona e ovviamente nel 90% dei casi la loro vita è molto più miserabile della tua ma questa cosa chiaramente automaticamente genera frustrazione allora per tornare al alla, 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 alla riflessione che ti volevo fare eh, e su cui volevo una tua opinione c'è, diciamo, non parliamo di episodio depressivo maggiore necessariamente, ma nella depressione indotta dalle circostanze che vediamo in questo periodo o nel mood depressivo che vediamo in questo periodo, c'è, secondo me, una componente di nevrosi estremamente marcata, qualsiasi cosa la parola nevrosi voglia dire. Non so se sto usando un linguaggio appropriato, ma dimmelo te, insomma. Ma guarda, eh, prima cosa mh, mi è fatto venire in mente quanto sia importante superare i pregiudizi no? e, e parlare di queste cose con, con la serenità di dire che sono cose che appartengono a tutti no? e ti, ti ringrazio per, come dire, per la serenità con cui hai raccontato anche un'esperienza personale. Mi è fatto venire in mente, io ho avuto la possibilità, la fortuna di partecipare all'alta conferenza europea sulla salute mentale nel 2008 a Bruxelles, e ricorderò sempre un discorso d'apertura del primo ministro norvegese di allora che disse io ho avuto la depressione e ha descritto il proprio episodio depressivo con la lucidità dicendo non, non volevo più alzarmi, dicevo che senso ha, eccetera, eccetera, eccetera. Questo gli è servito per ribadire quanto sia importante eh, eh, avere un atteggiamento... Sereno, critico di fronte a questi problemi perché fanno parte dell'umano come tanti altri e sono affrontabili. Io lo ammirai moltissimo perché in un contesto di questo tipo, venire a raccontare una cosa di questo genere, lo trovai un messaggio davvero forte, davvero forte, davvero anche intelligente. Eh, il termine nevrosi, in realtà, eh, che poi è una mh, modificazione un po' linguistica, il termine neurosi. Eh, e se, 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 se pensi al termine neurosi ti viene più chiaro no? come fosse eh, indicativo di un disturbo nervoso no? in generale no? eh, un disturbo nervoso di tipo specifico che poi fu utilizzato all'inizio del novecento in maniera diffusa per sistematizzare alcune situazioni di disturbo soprattutto legate ad ansia e eh, a manifestazioni più lievi da eh, contrapporre All'ambito delle psicosi, no? che veniva la psiche, la psicosi, quindi la psiche malata, quindi tutta la mente alterata, la, la follia, per intenderci, mentre le neurosi erano quella sofferenza nervosa eh, meno, eh, meno compromettente dal punto di vista dello psichismo in generale. Insomma, ecco questo da, da qui da lì nasce il termine sostanzialmente. Un termine molto utilizzato da Freud da, da, dalla psicanalisi, ma insomma molto in, in voga all'epoca. Che fu utilizzato poi. Mh, fino a quando oh, circa 30-40 anni fa, 30 anni fa, venne abbandonato dalla, dalla nasografia, eh, quella ufficiale per intenderci, anche se nelle CD puoi trovare ancora riferimenti a questo tipo di termini, ma certo ha cambiato, ha cambiato tipo di significato, ha cambiato decisamente il significato. Il, il modo con cui tu lo utilizzi è quello appunto del linguaggio comune, no? nel senso che noi diciamo eh, che è una cosa nevrotica, quando non la sentiamo sana, quando la sentiamo un po' disturbata, quando sentiamo che ha delle. che comporta delle compromissioni emotive. No? E quindi c'è una modalità. Diremo un coping disfunzionale, no? È, è nevrotico classicamente la modalità di gestione di una situazione difficile fatta in modo disfunzionale, no? Quello è, è, è nevrotico. Oppure certe volte lo usiamo come sinonimo di agitato o, o, o di persona incompetente, incapace di portare, ecco, eh, in, in realtà, appunto, è eh, veramente sinonimo oh, di, di, di tante situazioni diverse. Eh, una cosa che molti anni fa andava uh, sul fatto che poi il mondo sia nevrotico, no? che l'organizzazione sociale lo sia, e che, e che induca questo genere di, di. ci riporta un po' al discorso di prima, insomma. Ecco, che è tutto vero che siamo dentro un'organizzazione sociale evolutiva, eccetera, eccetera, ma è anche tutto vero che dentro questa organizzazione ci sono numerosissime contraddizioni, no? che fanno sperimentare l'individuo, soprattutto nel rapporto fra sé e l'altro. Eh, situazioni che possono essere più o meno conflittuali, prima parlavamo del lavoro, adesso hai parlato dei social, per esempio, piccola nota, i social hanno una storia, hanno una vita breve, cioè, nel senso che, voglio dire, eh, io non so quanti anni ancora desisterà Facebook per intenderci, insomma, no? perché già adesso ce ne sono altri che in qualche modo si propongono, sostituiscono. Una volta avevo un'età media di un certo tipo, adesso è un'età media di un altro tipo, sicuramente si è molto alzata. È un, è un, è un media molto popolare, forse, forse qualche segno di difficoltà lo sta mostrando, come dicevi tu. Diventa cacciara, anch'io ho provato la stessa esperienza. Fra l'altro, non sto scrivendo proprio qualcosa su questo: eh, cioè l'aspettativa che potesse essere un contesto sociale nel quale liberamente ci fosse un dibattito di qualità, per, fin per finire con lo scoprire, che è semplicemente un mercatino dell'usato dove, in qualche maniera, vengono tirate fuori vecchie carabattole lucidate a nuove proposte, come, come la scoperta del mondo, poi, una cosa che personalmente trovo. Mh, Molto discutibile. No? Sono i fiori di aforismi, no. Non so se sei presente così, dice, il giusto è giusto, firmato Seneca cioè, <ride> o, o cose del genere, insomma, no, ecco, ma, tu eh, lo sai che, ma tu lo eh. sai, guarda, io ce n'è uno che cito sempre, guarda, poi te lo mando in privato perché questo purtroppo non si può dire, non si può dire qua. però c'era un, un periodo che c'era un gruppo Facebook che io adoravo in cui praticamente mettevano gli aforismi li mettevano sbagliati. Era fantastico perché ce n'era uno, per esempio, con Gianluca Vacchi che diceva una frase: poi, per chiunque ci stia seguendo, Google um, i, i soldi non fanno la felicità. Ha firmato Paolo Coelho. C'era ovviamente un poi un'aggiunta al resto, del resto dell'aforisma, Google Ed era incredibile, ed era incredibile. Provo a prendere in giro questa cosa che. Come dici lei, allucinante. È allucinante. Eh, però poi alla fine è diffusa, perché poi eh, anche qui no, il senso comune che cosa cerca se non di abbeverarsi di verità pronte all'uso, disponibili, una sorta appunto di, appunto di mercatino, insomma, in cui tu trovi la curiosità, quello che ti interessa, e questo, insomma, è una delle esperienze, se vogliamo, più, più massificanti e meno intelligenti che si possa avere, ciononostante. Eh, continua ad essere estremamente diffuso però, ripeto, io non lo so che, che vita avranno perché, perché un po' alla volta le cose evolvono credo che la pandemia abbia dato un grosso, una grossa spinta no? Nel, nell'esplorazione, nell'invenzione di nuovi strumenti, di nuove dimensioni tra l'altro eh, tanto pensare all'attualità, ho visto che fra gli sponsor degli europei di calcio c'è TikTok no? e, ed è incredibile come poi un social ah, stia diventando quello eh... giusto perché abbiamo fatto questa parentesi: TikTok è interessante perché ehm, TikTok. Io cioè, mi segnai anni fa, ma non l'ho mai usato. Cioè, letteralmente non la cioè, vedi proprio la transizione completa. Cioè, mia nipote, che invece è fissata con TikTok, ha cioè 12 anni, è la figlia di mio cugino. E stiamo ne stavamo parlando l'altra sera su cosa fare quando appunto hai una 12 dodicenne su TikTok, perché questo chiaramente ha dei rischi. Poi ci sono dei rischi sociali molto precisi. Però ecco, ti dico, per me il, ehm, il fatto che appunto, come dicevi, te, sono i anche i social sono invecchiati, per me Facebook era la grossa novità, Instagram era già qualcosa che afferravo meno, TikTok per me è proprio qualcosa che non, cioè, non, non ci trovo un senso e non ce lo voglio trovare. ecco. <ride> sì, sì, e pensa quanto questo sta eh, modificando, perché quando parliamo di dodicenni sta modificando l'esperienza del mondo che queste persone hanno. Torniamo a quel discorso che facevamo prima: no? della visione complessiva della persona, dei suoi elementi protettivi, dei suoi elementi di rischio. Dovremmo interrogarci quanto questo sia protettivo, quanto sia un elemento di rischio rispetto proprio alla, alla crescita della persona, alla sua capacità di gestire le difficoltà che fatalmente incontrerà nella sua vita, insomma, e quindi anche il rischio di sviluppare. Eh, situazioni, situazioni difficili come appunto episodi depressivi o altro insomma in, 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 questo, in questo caso ecco. credo da, da solo insomma ecco se hai voglia magari rimandiamo facciamo una puntata sui social ci ragioniamo perché potrebbe essere, molto essere volentieri, davvero interessante. Molto <ride> volentieri molto volentieri sicuramente senti per chiudere um, un, diciamo parliamo un attimo di trattamento eh, non, non vorrei soffermarmi tanto su quello farmacologico perché è incredibilmente complesso diciamo e, e appunto in virtù di quello che ti dicevo prima ehm, allora è sicuramente utilissimo quindi non voglio dire il trattamento farmacologico negli episodi depressivi quelli seri eh, unipolari, maggiori che dirsi voglia eh, non è utile perché lo è ed è, è stato dimostrato è molto non voglio soffermarmi perché tu mi insegni le indicazioni sono estremamente complesse e quindi diciamo rischiamo anche di annoiare però ecco da un punto di vista di terapia cognitiva e, e di terapia proprio comportamentale volevo sapere più o meno qual è l'indirizzo eh, generalizzato cioè quali sono le raccomandazioni e eh, se funziona che tipo di, di outcome nella tua esperienza hai avuto e, o avrai lo pensi che avrai Ah, guarda, in, in relazione al trattamento, ho tenuto conto anche di quello che dicevamo rispetto alle diverse tipologie di depressione, c'è come dire c'è un'ulteriore categoria no? che dobbiamo introdurre: la cosiddetta depressione resistente, cioè quelle situazioni che nonostante quelli che sono le consuete, i culturali approcci di trattamento, manifestano difficoltà. Ecco, questa è come dire la punta dell'iceberg. Eh, che spesso magari a cui magari si pensa, perché magari si è conosciuto una persona che ha problemi di questo tipo. ecco Non tutte le depressioni sono resistenti, insomma, sono una percentuale minore per fortuna. Eh, tutte le esperienze, gli studi, l'evidence base, tutto quello che vuoi al mondo ci dimostra che la combinazione fra farmacoterapia e psicoterapia sia la forma più efficace di cura nei confronti della depressione. Non vanno eh, mh, peraltro c'è una tendenza mh, sviluppata anche nel nostro paese eh, alla prescrizione di farmaci antidepressivi mh, spesso intempestiva precoce mh, e non sempre meditata eh, l'assunzione di un farmaco non è una cosa cattiva eh, né una cosa buona in assoluto è una cosa che può essere fatta in maniera sbagliata o fatta in maniera giusta dove è giusto o sbagliato insomma qui potremmo non lo approfondisco, ma, ma penso che intuitivamente si capisca, insomma. No? Cioè, o sai quello che fai, o lo fai per un altro motivo, cioè eh, devo fare qualcosa, fai questo. Ecco. Allora ci sono evidenze del fatto che eh, l'utilizzo di alcuni farmaci in una depressione, nella depressione in generale, sia indiscutibilmente utile, eh, ma è anche è molto chiaro che mh, prescritti eh, e, così in maniera saltuaria e magari senza un approfondimento della, della conoscenza della persona della sua situazione e soprattutto senza una relazione terapeutica cioè un contesto che permette insomma una verifica poi di, del percorso farmacologico uh, rischiano di essere più un problema che uno strumento che una, che una possibilità uh, Tanto per citarti un dato, le prescrizioni di farmaci antidepressivi in Italia sono eh, superiori di 8-9 volte eh, delle persone che sono seguite dai servizi per la salute mentale. Questo significa che eh, le vie della prescrizione eh, passano per i medici di medicina generale, passano eh, per tantissime le figure. Le vie delle prescrizioni sono infinite. Sono infinite, sono infinitissime. E portano al fatto che molte persone poi prendono questi farmaci con la convinzione che magari appunto prendere il farmaco in un, in un mese ti risolverà il problema questo non vuol dire che i problemi sono risolvibili e gravi come pensa la persona che ha la depressione significa che gli interventi vanno fatti in maniera meditata allora associare eh, a un intervento psicoterapico eh, un intervento farmacologico che va fatto appunto considerando la situazione complessiva della persona. Eh, si parla molto della psicoterapia cognitivo-comportamentale, vedo che si citava anche la psicoeducazione. Eh, diciamo tutta una serie di interventi psicosociali, facciamo una grande categoria, no? gli interventi psicosociali che sono lavori di supporto relazionale, di psicoeducazione, di sostegno sociale, eccetera se ci mettiamo la solita piramide no, del bisogno, cioè un bisogno di base, quello che è una, diciamo così, una problematica subclinica, no? perché magari uno non ha necessariamente una depressione clinica, cioè non ha manifestazioni patologiche proprio strutturate, ma ha quell'umore depresso, eccetera, sicuramente gli interventi psicologici e psicosociali sono molto efficaci, sono i più efficaci, sono i più indicati, insomma, no? che possono andare da, da frequentare. <coughs> Un, un gruppo psicoeducazionale, un gruppo di auto aiuto fino a un intervento uh, strutturato eh, eh, si conosce di più uh, sull'intervento sull cognitivo comportamentale, eh, perché è, è quello più studiato è più, anche più semplice da catalogare. La teoria cognitivo-comportamentale si basa, eh, provo a spiegarla semplicemente su, su un assunto. Che eh, le cognizioni, cioè come si rappresenta sostanzialmente eh, la persona, se stesso e i suoi problemi, siano, siano la chiave, cambiare le cognizioni sia un po' la chiave eh, per riuscire a superare la situazione di stallo che la malattia depressiva rappresenta, insomma. No? Se io penso che sono sbagliato, se penso che tutto quello che faccio. Non va bene, eccetera, conseguentemente ne seguirà che. Quindi devo arrivare un po' alla radice di quella che è la rappresentazione che io ho della mia situazione, del mio stile di gestione dei problemi, eh, della mia stessa analisi della situazione reale per intenderci. E attraverso un intervento relazionale, che può essere più o meno protocollare, nel senso che segue dei passaggi ben definiti, oppure può essere più individualizzato arrivare a una sorta di evoluzione insomma, di quelli che sono i principi che la persona ha nel modo di rappresentare se stesso e i suoi problemi e di conseguenza comportamentale nelle strategie per risolvere questo problema, cioè avere degli atteggiamenti delle modalità che permettono appunto di affrontare i problemi in maniera diversa questa è un po' diciamo, la base poi naturalmente eh, ho dato veramente la spiegazione della base di perugina e me ne scuso molto ma eh, tanto per far capire insomma, di cosa stiamo parlando poi in realtà il mondo cognitivo comportamentale è un mondo molto complesso, e, e, ed è il superamento insomma, anche di alcune semplificazioni che ci sono state. Poi la connessione fra un certo approccio cognitivo e un approccio, diciamo più così psicodinamico, eh, e si è fatta molto più stringente negli ultimi anni. Ma insomma, in generale, eh, questo è l'approccio che, che viene consigliato, che viene più frequentemente consigliato e che ha delle evidenze di efficacia: nel senso che gran parte delle situazioni, Soprattutto quelle non gravi, eh, ricevono beneficio quando parliamo di gran parte, parliamo di percentuali che sono superiori al 60-70%, che sono molto simili a quelle della risposta agli antidepressivi, nel senso che gli antidepressivi ci sono risposti intorno al 60-70%, tenuto conto che mh, sia antidepressivi che interventi psicoterapici hanno i loro effetti benefici e qualche effetto collaterale che bisogna sapere, insomma, che bisogna saper conoscere insomma, no? anche dal punto di vista relazionale. Ma diciamo che le indicazioni sostanzialmente sono queste. Eh, quindi, per esempio, appunto, un'esperienza un tipicamente inglese è quella degli APT, no? della possibilità di ricevere dal servizio pubblico degli interventi psicoterapici o psicosociali come, come primi interventi, eh, in casi nei casi di depressione, eh, gratuitamente, cioè se fornite al servizio sanitario nazionale, cosa che in Italia non è così, così scontata. Uh, sto lavorando con un gruppo, con l'Istituto Superiore di Sanità in questo momento, che sta uh, lavorando per una consensus conference sull'uso delle terapie psicologiche nella depressione e che sta valorizzando appunto uh, l'importanza di fornire risorse, disponibilità. Di trattamento in questo senso in un paese come il nostro, che non è eh, così ricco di offerta, cioè eh, il fatto che ci possono essere in Italia molti psicologi e ce ne sono, non significa che ci sia poi un'offerta strutturata e, e facilmente accessibile. Questo, eh, questa è una cosa sulla quale va molto riflettuto, anche perché molte condizioni diciamo, si collocano in una dimensione intermedia, no? che non è quella diciamo, del servizio specialistico, eh, come ci sono in Italia i servizi per la salute mentale ma è quella situazione intermedia che eh, dovrebbe trovare una risposta nel territorio che oggi non trova. Quindi gli interventi psicologici sono importanti, sono efficaci, strutturati con modalità psicoterapiche, eh, lo sono naturalmente non di più o di meno, ma quando sono indicati eh, sicuramente sono un punto fermo, vanno integrati nei casi in cui c'è l'indicazione con trattamenti farmacologici. E questo onestamente risolve la stragrande maggioranza delle situazioni di depressione lasciando fuori quella fascia che abbiamo chiamato depressione resistente, che è la gioia dei neurobiologi, perché poi naturalmente fa sì che si possono pensare le più incredibili teorie e sperimentare insomma, anche interventi come stimolazione magnetica transcranica, stimolazione vagale, eccetera, 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 eccetera. eccetera Chiarissimo, eh, Gerardo. Direi chiudiamo con un'ultima domanda che mi, ha, mi è piaciuta molto. che Diciamo l'aveva già chiesto. Risa chiede vediamo se Gerardo parla di prevenzione. Allora, questa, questa è interessante perché non mi risulta ci sia un modo per prevenire la depressione. Salvo siate felici, fate quello che vi piace fare e godetevi la vita. Scusami, non ti tanto perché c'è il mio gatto che è impazzito e come al solito comincia a correre per casa. Ovviamente sempre durante le live. Ehm... Eh, però ecco, volevo, diciamo, non ne ho idea, quindi ecco, dimmi te, perché questo, questo è un punto che mi sembra molto interessante. Sì, sì, no, è, questa è una bellissima domanda. Eh, permettimi prima di rispondere alla, a questo Luca Cordoglio di Montezemolo di cui apprezzo l'ironia del Nick, eh, cioè se, se c'è possibilità di dipendenza dai farmaci. Eh, anche questa è una bella domanda, perché fra gli effetti collaterali che citavo prima sugli antidepressivi eh, stanno emergendo quelli che sono anche gli aspetti non, non propriamente favorevoli, no? l'avere importanti effetti collaterali. Eh, soprattutto sulla sessualità, questo è un problema eh, di cui magari si parla poco perché naturalmente sono quelle cose anche più delicate di cui è difficile parlare, però molti antidepressivi per esempio hanno gli effetti drammatici da questo punto di vista e la discontinuazione della terapia eh, non è mai semplice, nel senso che non sono farmaci che si possono smettere da un giorno all'altro, insomma, ecco, e soprattutto sono farmaci che poi vanno valutati. In, Dopo la sospensione, anche nell'arco di qualche mese, mh, non, non necessariamente appunto nel giro di una settimana o due, perché poi comportano delle modifiche eh, nella trasmissione sinaptica e degli adattamenti a quelli che sono appunto le, i recettori delle vie coinvolte o presumibilmente coinvolte insomma, nella, nella dinamica depressiva che poi vengono una volta dismessi, ri, si ricombinano ritornano stato quante, e ritornano a uno stato coante e quindi insomma sì, eh, eh, mentre è facilissimo iniziarli non è detto che sia così facile... Eh, discontinuarli. Non c'è una crisi di astinenza vera e propria come c'è con certi altri farmaci più noti, le benzodiazepine, no? tipo Valium, tanto per intenderci, insomma, un farmaco molto noto. Eh... Stavo per dire proprio questo perché vedo che mm. parlavo di crisi degli oppiaci, gli oppiaci sono un'altra bestia altogether, nel senso se parliamo proprio di un'altra cosa... Non tanto, cioè, da punto di vista proprio farmacologico sono noti per dare delle dipendenze fortissime, quindi diciamo, è un po' un'altra cosa, e, e invece, sì, scusami, per la prevenzione. Vai, e... allora, è un discorso molto interessante. Questo della, della prevenzione. Ora non è facile eh, pensare, eh, insomma ci sono tanti livelli di prevenzione, c'è una prevenzione primaria, una secondaria, una terziaria, già cioè ci sono una, ma, molte modalità. Eh, una cosa che si può fare però è ragionare appunto su quella dimensione che prima definivo dei fattori di rischio e dei fattori protettivi. Eh, e un'altra cosa che si può fare è ragionare sull'intercettare precocemente questi problemi prima che insorgano e prima che di, diventino gravi. Uh, la prevenzione uh, nell'aumentare, per esempio, gli aspetti protettivi significa creare contesti istruttivi a scuola più sopportati, dare più formazione ai insegnanti, avere supporto alle famiglie uh, e tutte queste cose che sono annesse e connesse. Avere una formazione professionale degli operatori di base, dai medici di medicina generale che sappiano riconoscere le difficoltà, permette un'intercettazione precoce di questo tipo di problemi. Intervenire sui contesti di lavoro, tanto per fare eh, quello che si diceva, che si diceva prima, no? creare organizzazioni intelligenti che valorizzino la qualità della vita emotiva delle persone, quello che si, quello che si chiama il benessere, nel no? contesto lavorativo, armonizzare il tempo lavoro-tempo libero. No? Pensate quanto questo sia importante, per esempio, per madri di famiglia, per padri di famiglia, per persone che comunque devono sostenere diversi livelli. Quindi, eh, la prevenzione diventa una questione proprio di politiche sociali, cioè di come si investe, come si crede e quali sono gli elementi che sono valorizzati eh, rispetto al, al fatto di aumentare la possibilità di trovare nel contesto comunitario eh, degli elementi protettivi. Questo significa appunto, per esempio, pensando al lavoro, quell'esempio che facevo prima, insomma, no? dare soluzioni personalizzate, o alla scuola formare, eh, formare eh, ragazzi in contesti anche di relazionalità in cui sia possibile eh, dare risposte a quelle che è l'emergenza de, delle loro fragilità. Eh, prevenzione significa anche fare politiche sull'uso delle sostanze. E questo è un grande problema di cui stasera vabbè, ovviamente no, non parliamo, ma direi che eh, questa cosa onestamente c'è: è, imp è impattante, è un elemento di rischio molto significativo per gli disturbi mentali in questo momento. Quindi non si può pensare che eh, i ragazzi vadano a versi quintalate di, di alcol o a fumarsi 70.000 canne per quanto possiamo essere liberisti, però dobbiamo tenere conto. Eh, io su questo non è che lo sono tantissimo, insomma, dobbiamo tenere conto che questi sono eh, elementi di rischio che noi mettiamo no? in una condizione che non so quanto sia di per sé, comunque, eh, eh, fra virgolette, un diritto. Poi ci sono molti, molti discorsi, naturalmente, che si possono fare su questo. Ecco, eh, credo che eh, l'accessibilità anche a, a quelle forme psicosociali no? per le situazioni di disagio molto lieve o lieve eh, e quindi incrementare le reti di comunità, cioè i social network, cioè il fatto che da un punto di vista sociale ci sia una comunità accogliente e inclusiva, sono tutti elementi di prevenzione sui quali è importante lavorare. Non è che non si faccia niente, eh, cioè nel senso che ci sono esperienze, ci sono anche idee su questo, non è semplice perché è ovvio... Che parlare di prevenzione di queste cose viene al 752 posto dopo 72 altre mille cose che eh, vengono sempre ritenute più importanti. Io sono convinto che non sia così, invece sono convinto che sia molto importante e che andrebbe portata al principio delle priorità delle politiche sociali e sanitarie. Assolutamente. Ehm bene, direi che abbiamo concluso siamo arrivati quasi alle due ore, siamo un'ora e quaranta che stiamo chiacchierando uh, penso che abbiamo, siamo riusciti Vabbè, sei riuscito in particolare a dare una panoramica molto esaustiva e molto interessante, spero che sia spero che, speriamo che vi sia interessata la puntata um, come, come abbiamo detto un'altra cosa un altro aspetto fondamentale è parlarne senza vergogna perché la verità è che io su questo sono molto esistenzialista, um, la vita è molto difficile per tutti noi e quindi non c'è assolutamente nulla di male in realtà a, a parlare di questo argomento, soprattutto se pensate, se pensate che, sia, che sia qualcosa di, per il quale potenzialmente potreste avere bisogno. Um, molto probabilmente nessuno di voi o pochissimi di voi avranno o hanno mai avuto un episodio di depressione maggiore vero e proprio però avere alterazioni dell'umore e cercare di prevenirle, dialogare e cercare aiuto sicuramente conta. Ecco, direi di chiudere con così e eh, vi do appuntamento a non so quando, nel senso, allora prestissimo su Twitch faremo una live su... Uh, sulle sostanze stupefacenti. È interessante che Gerardo ha detto questa cosa perché sto organizzando una live con Nazareno Lecis, che chi ci ascolta conoscerà bene, e con Sonia di Economia Italia per parlare proprio di eh, faremo una panoramica sulle droghe eh, pesanti e leggere e poi sulla legalizzazione o non legalizzazione eh, relativa alla legislazione dei, dei vari paesi e, e, e che tipo di effetti questa legislazione ha fatto questa però sarà fra un paio di settimane la nostra settimana non credo ci sia ancora nulla in programma ma qualcosa ci inventiamo grazie a tutti e buona serata Grazie a tutti, grazie per gli apprezzamenti. Un caro saluto a Giulio e a presto. Caro saluto a Gerardo, ricambio.